Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi faremo insieme delle ricette facilissime, velocissime, ma comunque buonissime e sane. Allora, partiamo subito dalla colazione, una colazione davvero super semplice e velocissima. Una ciotola con dessert proteico alla vaniglia, con un po' di cornflakes, frutta secca e albicocche secche. Allora, utilizzo questo dessert proteico che trovo spesso e volentieri alla Lidl, lo fanno anche al cioccolato ed è veramente buonissimo. Quindi ci vado a mettere un po' di cornflakes sopra, frutta secca, come vi dicevo, questo è un mix dove ci sono mandorle, anacardi, bacche di goji. Oggi c'è davvero di tutto e fa parte della marca di Nunzio. Prestissimo arriverà lo shop online. Metto anche della stessa marca le albicocche secche. In alternativa potete utilizzare frutta fresca. E la mia colazione è pronta. Come avete potuto vedere, davvero semplicissima, una colazione sana e veramente molto proteica. Per pranzo pasta funghi e diciamo Philadelphia, in realtà utilizzerò un altro tipo di formaggio spalmabile. Allora faccio un piccolo soffritto con un po' di olio, un po' di prezzemolo e aglio, poi ci metto i funghi surgelati, io preferisco utilizzare le verdure surgelate perché davvero faccio prima. E nel frattempo vado a cuocere la pasta in un'altra pentola e, come vi dicevo, utilizzo un formaggio spalmabile che non è la Philadelphia ma è questa qui ed è una marca che contiene pochissimi grassi e quindi è perfetta per la vostra dieta. Una volta cotta la pasta mescolo tutto insieme e il mio pranzo è pronto. Come snack avevo questi biscottini di cui vi ho fatto la ricetta la settimana scorsa, sono i Crinkle Cookies Fit. Se non avete visto la ricetta vi lascio qui cliccando a destra sulla i la ricetta, quindi potete andarla a vedere, sono facilissimi da fare, non contengono né zucchero né uova né burro e sono sofficissimi e golosissimi, perfetti da fare a Natale, da regalare anche. Allora, cena, una cena davvero velocissima senza cucinare nulla, ho fatto un mix di verdure crude, quindi carote e finocchi, poi un po' di bresaola, all'incirca 4-5 fette, una fettina di pane tagliata a metà, un po' di rucola sulla bresaola, un po' di olio e un po' di limone e la mia cena è pronta. Spero tanto che anche questo video vi sia piaciuto, vi aspetto nei prossimi video, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!